Buongiorno, ho deciso di continuare con la poesia per oggi perché siamo partiti, diciamo, dall'Ottocento e piano piano arriveremo anche al Novecento. La base dell'Ottocento e degli altri poeti che abbiamo letto, chiaramente non si può arrivare alla poesia del Novecento. Qualcuno di voi si chiederà: ma chi era costui? Chi è Sergio Corazzini? Sergio Corazzini è un traghettatore, anche lui, come Ceccardo, Roccatagliata Ceccardi. È uno che fatto la poesia delle piccole cose contro la ridondanza della poesia altisonante di Carducci e colta e comunque altisonante di D'Annunzio. Nasce nel 1886 e muore nel 1907 di tubercolosi. È giovanissimo quando muore e la sua poesia è profondamente segnata dalla sofferenza della sua malattia. Quindi questo diventa un simbolo, no, della nuova condizione esistenziale, che è la sofferenza dell'anima, non solo fisica ma anche dell'anima. Quando arriveremo a Montale, Montale parlerà del male di vivere, che è quella sensazione di terribile inquietudine interiore che tanti hanno, potrei dire ciascuno di noi ha, ma non sa come spiegarla questa situazione interiore. Chi legge la poesia lo sa, anche se la poesia è difficile, è di difficilissima lettura. Contro, ripeto, la ridondanza della poesia carducciana e d'Annunziana, Corazzini canta le piccole cose e soprattutto presenta se stesso, presenta la sua situazione autobiografica e questo colloquio lo vediamo perché la poesia comincia con un tu, quindi il tu è il lettore o colui che ascolta, che dà la definizione di poeta a lui. Perché tu mi dici poeta? Io non sono un poeta, io non sono che un piccolo fanciullo che piange. Vedi, non ho che le lacrime da offrire al silenzio. Perché tu mi dici poeta? Le mie tristezze sono povere tristezze comuni, le mie gioie furono semplici, semplici così, che se io dovessi confessarle a te, arrossirei. Oggi io penso a morire, io voglio morire solamente perché sono stanco.
solamente perché i grandi angeli sulle vetrate delle cattedrali mi fanno tremare d'amore e d'angoscia, solamente perché io sono oramai rassegnato come uno specchio, come un povero specchio melanconico. Vedi che io non sono un poeta, sono un fanciullo triste che ha voglia di morire. Oh, non meravigliarti della mia tristezza e non domandarmi, io non saprei dirti che parole così vane, Dio mio, così vane che mi verrebbe di piangere come se fossi per morire. Le mie lacrime avrebbero l'aria di sgranare un rosario di tristezza davanti alla mia anima 7 volte dolente, ma io non sarei un poeta, sarei semplicemente un dolce e pensoso fanciullo cui avvenisse di pregare così, come canta e come dorme. Io mi comunico del silenzio quotidianamente, come di Gesù, e i sacerdoti del silenzio sono i rumori, poiché senza di essi io non avrei cercato e trovato il Dio. Questa notte ho dormito con le mani in croce. Mi sembrò di essere un piccolo e dolce fanciullo dimenticato da tutti gli umani, povera tenera preda del primo venuto, e desiderai di essere venduto, di essere battuto, di essere costretto a digiunare per potermi mettere a piangere tutto solo, disperatamente triste, in un angolo oscuro. Io amo la vita semplice delle cose. Quante passioni vidi sfogliarsi a poco per ogni cosa che se ne andava. Ma tu non mi comprendi e sorridi e pensi che io sia malato. Oh, io sono veramente malato e muoio un poco ogni giorno, vedi come le cose. Non sono dunque un poeta. Io so che per essere detto poeta conviene vivere ben altra vita. Io non so, Dio mio, che morire. Amen. Vedete che questo poeta, sì, è molto chiaro il fatto che si opponga alla ridondanza della poesia precedente, perché lui dice: io non so, Dio mio, che morire, muoio come le cose. Per essere detto poeta conviene vivere ben altra vita, e qua ci viene in mente alla vita inimitabile di D'Annunzio. Così la voleva. Voglio vivere, diceva, una vita inimitabile. E D'Annunzio c'è riuscito magnificamente. Dobbiamo inchinarci a questo traghettatore, che anche lui ha messo una tessera come Ceccardo sulla poesia delle piccole cose, come ha fatto Attilio Bertolucci, che ha notato la rosa bianca là nell'angolo del giardino e che nessuno nota.
impariamo a guardare le piccole cose, la bellezza del mondo, della natura, che è quella che ci salva dalla malinconia, dalla tristezza. Buon ascolto e buona giornata.